Gli eventi sono nell'occhio del ciclone, anzi nell'occhio della pandemia. È stata la prima disciplina della comunicazione di engagement con i consumatori a fermarsi e probabilmente sarà l'ultima a ripartire. Speriamo di no, che si riparta almeno insieme a teatri, cinema e via di questo passo. Insomma, questo è l'augurio che ci facciamo tutti. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione per parlare appunto di eventi e sponsorizzazione, perché rappresenta uno dei player più importanti con le diverse centinaia di eventi che vengono solitamente fatti sul territorio nazionale e altrettanti, forse di più, nelle 34 countries dove è presente. Stiamo parlando ovviamente di Enel e abbiamo con noi oggi Diana Pacchioni, Head of Global Sponsorship and Events di Enel, nonché giurato anche all'ultimo BEA World, di cui Enel è stato sponsor, lo è ormai da diverso tempo. Quindi benvenuta Diana, Ciao Salvatore. anche tu collegata da remoto, per Sì. policy aziendale da casa, da remoto nel senso da casa, Smart working. smart working. E quindi allora, come avete vissuto questo anno in sintesi? Perché è proprio un anno, no? Sì, è un anno, è proprio adesso un Siamo in anno. cui di chiusura di lockdown degli eventi, appunto diverse centinaia di eventi soltanto sul nostro paese. E forse migliaia in tutto il mondo. Qual è stata la vostra gestione di questo mezzo? La prima cosa che mi è piaciuta tantissimo è stato il livello di adattamento al cambiamento della situazione. Quindi da un primo momento abbiamo sospeso tutto per poi iniziare ad adattarci alla situazione. Quindi siamo passati per tutti gli eventi e le attivazioni delle sponsorship, perché poi molte delle sponsorship che facciamo ovviamente si manifestano attraverso un evento. Siamo passati dal modello fisico a quello fully digital. Quello è stato il primo shock. C'è stata tanta resilienza nel voler fare le cose e questa grande volontà e spirito di team, di lavorare nonostante fossimo distanti insieme. E quindi si è trasformato proprio il mondo intorno a noi. Abbiamo iniziato a essere catapultati in un mondo fully digital, a capire sempre più quali sono le necessità da un punto di vista di tempi, di pianificazione, di scaletta, di tecnologia necessari per fare un evento completamente digitale. E siamo partiti, quindi abbiamo proprio imparato tante cose, nonostante comunque il canale digitale è per noi un asset, quindi l'abbiamo sempre usato, ma che proprio l'evento fosse completamente, cioè tutti gli speaker e l'audience fosse completamente da remoto, questo era ancora un qualche cosa, diciamo, una particolarità, non la normalità. Poi siamo arrivati all'estate, tutto un po' è sembrato un po' più rilassato e quindi siamo ritornati un po' in un mood più positivo, tutti quanti pensavamo un po' di esserne usciti. Da settembre-ottobre abbiamo ripreso diciamo, con una buona attitudine, a un occhio anche verso l'emergenza, con quello che noi chiamiamo gli eventi ibridi, cioè poca presenza di persone, di speaker in studios, e quindi si è iniziato subito a ricercare studios tipo cinematografici o location che fossero adatte per questo scopo, dove la maggior parte del pubblico era in streaming, quindi ancora un ibrido, per poi ovviamente ripiombare appena la pandemia era iniziata in una modalità fully digital. Un grande futuro, direi, anche dal punto di vista di che cosa ci lascerà tutto questo, perché anche confrontandomi al BEA International con i miei colleghi di altre aziende, la cosa bella è vedere quanto abbiamo imparato tutti, quanto abbiamo aumentato anche la connessione di questi eventi a 360 gradi, cioè nel futuro probabilmente avremo sempre eventi ibridi dove saranno seguiti in streaming sempre più da persone che fisicamente non ci sono, ma ci saranno pure le persone in loco. Quindi un po' questo salto in avanti della tecnologia ci ha aiutato e secondo me piano piano rimane con noi, non ci lascia. Quindi Esatto, torneremo, questo. ma ritorneremo in eventi fisici con il canale digital, che è un ampliamento, non solamente una televisione che ti fa vedere l'evento, ma proprio un ampliamento di chi lo utilizza o vuole solamente vedere degli L'esperienza. esatto, di esperienza di vissuto. Quindi appunto ci porteremo questo bagaglio che abbiamo costruito in così poco tempo, dove il digitale darà un contributo ulteriore, appunto, come dicevi, per creare, aumentare quell'esperienza che fino a ieri si poteva fare soltanto a livello fisico. Ma questo vuol dire che si faranno eventi con un minor numero di persone in presenza, ma se ne faranno forse di più, e ovviamente abbiamo detto con un digitale molto
sviluppato, cioè ci stanno guarda meno... secondo me avremo il vantaggio di fare più eventi di business, quindi di networking, di, fatti anche in maniera digitale, quindi meno business travel nel primo nella prima parte della ripartenza. Poi invece quando andiamo sul consumer, secondo me l'engagement e l'experience è fondamentale e quindi rimarranno. Anche nel B2B, però non voglio dire che il digitale sostituirà tutto, quindi nella parte di networking e di customer experience, sia nel B2B che nel B2C, secondo me questa non la perderemo mai, anzi questa è la grande, diciamo, la parte che manca in questo momento. Ovviamente siamo ancora in un momento in cui non è possibile fare eventi fisici, ma non appena sarà possibile, quindi voi avete il desiderio di tornare a comunicare attraverso gli eventi, giusto? Sì, ti faccio un esempio, la Formula E, noi come sai siamo sponsor a livello globale della Formula E, e non solamente sponsor, siamo l'enabler, cioè quello che permette alle macchine di andare, quindi gli official charging partner, perché vogliamo raccontare attraverso questa sponsorship, quindi gli eventi di attivazione della sponsorship, come la tecnologia di domani, cioè della Formula E, sia già la tecnologia di oggi, cioè oggi la macchina elettrica è possibile. Questi eventi noi li stiamo pianificando per l'anno e appena sarà possibile, saranno all'inizio probabilmente a porte chiuse, e poi appena possibile rivogliamo avere anche la partecipazione del pubblico e quindi avere l'evento in forma fisica e anche, come dicevo prima, continuare a avvalerci della partecipazione, dell'esperienza anche sul digitale. Rispondendoti, ho i prossimi 6 mesi, quindi fino a giugno, dove in realtà inizio ad avere da maggio-giugno a piano alcuni eventi già in forma fisica e in base a livello mondo, quindi dipende, io mi sono responsabile globale. Alcuni ho la fortuna che saranno in forma fisica, però non saranno a porte chiuse, quindi senza audience, altri avranno anche l'audience. Poi piano piano ogni, diciamo, abbiamo quelli che chiamiamo dei gate, no? Di review, di vedere se vicino alla data riusciamo a portare a casa l'evento anche fisico, e ovviamente in alcuni casi non siamo riusciti, come la Formula E a Santiago del Cile che era prevista a gennaio, l'abbiamo spostata e probabilmente andremo a farla a fine del primo semestre. Se posso raccontarti anche altri esempi, dei giochi che facciamo, di avvicinare i ragazzi della generazione Z al mondo dell'economia circolare, quindi non è più un'economia lineare, ma al mondo che devi cambiare proprio l'assetto del design dei prodotti per poterli fare diventare di nuovo in un ciclo produttivo come materie prime. A questo mondo adesso ci rivolgiamo tutto in maniera digitale. Poi la chiusura di questi eventi vorremmo farla in maniera fisica, ma al momento ancora la teniamo. Quindi siamo pronti, diciamo, come dicevo prima, grande spirito di adattamento, pronti a cambiare, e forse a base mensile rivedo i piani, proprio ti dico, forse anche a base mensile riguardo in avanti per i successivi 3 mesi. E molto desiderosi comunque di tornare a fare gli eventi in presenza. Sì, tu pensa anche il Giro d'Italia, no? Quindi certo. Anche quello è molto territoriale, una forza enorme di Enel di essere presente nel territorio con il Giro d'Italia. Ecco, ci piacerebbe anche lì essere fisicamente. Senti, questo processo di trasformazione così drammatico e forzato, così dire, ha visto al vostro fianco anche le agenzie di eventi che vi seguono. Come hanno reagito e che cosa vi aspettate per il futuro da loro? Hanno reagito con grande flessibilità anche loro, hanno cercato di guardare all'interno delle loro capacità, cioè delle loro piattaforme, e anche guardando all'esterno. Per esempio, alcune agenzie ci hanno proposto dei fornitori che fanno soluzioni per i videogiochi. Ecco, sono state anche innovative in questo. Quindi tutti si sono rimessi in discussione. Quindi magari un'agenzia che fa videogiochi non l'avresti mai vista a lavorare sugli eventi, ti assicuro che noi su un evento istituzionale abbiamo usato un'agenzia che fa videogiochi. La parte che ti dicevo dove tutti ci dobbiamo fare attenzione è alla sicurezza, cioè alla sicurezza informatica. Quindi a volte per andare veloce in questo settore e per dare delle istruzioni che veloce ai clienti di aziende come noi, si rischia di non fare attenzione a tutti gli step necessari per mettere in sicurezza sia le piattaforme che i problemi di accesso da esterni. Possiamo citare le agenzie principali che vi seguono di eventi in questo momento? Sì, sono... Io ti parlo delle agenzie che supportano il mondo dell'Italia,
perché poi ogni country ha anche le sue agenzie, quindi abbiamo Alfa Omega, abbiamo CEIL, storico partner. Storico partner, CEIL, gruppo internazionale che lavora soprattutto con Samsung, Overseas Castadiva, che è un unico gruppo adesso, poi abbiamo Micromega e poi l'ultima è Next, the group. Queste sono le agenzie che ci supportano, che hanno vinto la gara Italia e quindi supportano l'Italia e l'implementazione dei progetti a livello global, a livello di concept. Poi l'implementazione sulla singola country, noi ci avvaliamo dell'agenzia della singola country, quindi se vado a fare un'attivazione a Santiago del Cile, ora riportavo prima l'esempio della Formula E, ci attiviamo con l'agenzia locale. Riprendendo un po' il discorso di questo nuovo approccio, quale importanza ha l'integrazione omnicanale nella strategia di comunicazione complessiva di Enel? E quindi in questo approccio appunto omnicanale, come si inseriscono gli eventi nel piano appunto nei piani di comunicazione integrata? Che ruolo è fondamentale, perché il messaggio passa chiaro al target di riferimento, quindi partiamo proprio sempre da un piano di comunicazione integrato, cerca di valorizzare i canali interni di Enel come i canali esterni, quindi sia tradizionali, fisici, e i punti anche di lead, quindi di generazione per gli obiettivi commerciali, fino ai canali digitali, e quindi sfruttare anche i canali digitali. Quindi partiamo sempre da un piano di comunicazione integrata che vuole basarsi, costruirsi, deve essere sempre costruito su quello che l'azienda ha dichiarato come proprio purpose. Il purpose di Enel è Open Power for a Brighter Future. We empower sustainable progress. Quindi il pilastro che vogliamo spingere, o come lo puoi capire dal nostro purpose, è la sostenibilità. E da qui l'aggancio degli eventi. Quindi gli eventi e le sponsorizzazioni, che poi le sponsorizzazioni, come dicevo prima, sono l'attivazione, l'evento è l'attivazione di una sponsorizzazione, quindi vuole vivere grazie a una reason why intangibile di quello che stiamo andando a raccontare. Quindi non è tanto per creare e spingere il brand awareness, ma quanto dire perché siamo lì. Il raccontarlo è trovare lo storytelling che meglio lo giustifichi, che meglio dia la prova. Quindi quando ti raccontavo prima della Moto E, della Formula E, noi siamo l'enabler, cioè la reason why, cioè perché siamo lì, perché i charger oggi sono forniti da Enel. Quindi tu hai detto che gli eventi hanno un'importanza fondamentale, siccome il mercato degli eventi ha bisogno di rassicurazioni in questo periodo, possiamo confortarli dicendo che la quota di investimenti dedicata agli eventi non verrà intaccata? Guarda, sicuramente ci sono dei saving sugli eventi digitali, però io di questa è una grande discussione interna ad Enel. I saving vengono perché non hai più le trasferte e non hai ovviamente la parte, diciamo, social dopo dell'evento. Quindi di per sé l'evento digitale non è più economico dell'evento fisico, ma dipende dai requirements, dai requisiti. La stessa mia partecipazione al BEA International, ho potuto confrontarmi con i miei colleghi e vedere che non c'è l'equazione che l'evento digitale sia sempre. Infatti questo saving, è un grande equivoco, no? Che ho visto dei progetti che hanno anche vinto il BEA International che sono costati quanto un evento fisico. Quindi dipende moltissimo dalla richiesta, cioè quali sono le richieste che si possono avanti. Quindi tornando alla tua domanda, la risposta: ci saranno dei saving? Secondo me si ritornerà più o meno in linea, sfruttando piano piano più eventi ibridi, fulli, che completamente fisici, e piano piano questi eventi ibridi avranno anche più attività fisiche e non ci lasceremo indietro però la parte digitale. Senti, hai citato due volte la tua esperienza al BEA World. Mi fa molto piacere. Voi siete sponsor ormai da 2 anni. Quale valore attribuite a questa iniziativa? Un po' l'hai già detto, però mi piace risentirlo ancora. No, te lo dico, ma te lo dico veramente te l'ho detto prima quando non eravamo live. Mi è piaciuto moltissimo. Prima cosa, lo scambio di idee. Fa parte anche del DNA di Enel. Enel vuole promuovere quello che noi chiamiamo open power, cioè essere aperti verso le partnership, le nuove tecnologie, le università, le start-up, perché se sei aperto hai la possibilità di accrescere il tuo bagaglio, la tua esperienza, confrontarti e trovare delle soluzioni insieme. Quindi per me partecipazione al BEA è stato questo: poter confrontarmi con agenzie e con aziende,
sentire la loro esperienza, come hanno vissuto questo anno anomalo e strano, no? Come allora cosa vedono nel futuro e anche sui costi, cioè è vero o no? Ti faccio vedere un esempio classico che abbiamo discusso, vero? È più economico o no un evento digitale? A primo acchito tutti pensano che sia un grande saving, dipende che cosa ci metti nell'evento digitale, qual è la customer experience prima, perché l'evento digitale non è solo il momento in cui lo fai in live, è tutto il percorso che ti accompagna, i 20 giorni prima che cosa fai. Ci sono delle aziende che dimostravano, Albea, che hanno ingaggiato il target audience mandando dei kit a casa. Ecco, questi sono degli esempi anche per migliorare la customer experience. Quindi certo, l'evento è fatto veramente da tantissime cose. Confrontarsi non solo sulle tecnologie, sulle idee, sulle agenzie, sui servizi fatti, offerti. Quindi è anche una panoramica interessante, no? Dello scenario competitivo. E a livello globale, devo dire che a me è piaciuto moltissimo questo, perché ti permette di guardare da fuori e da dentro che cosa sta succedendo e non essere autoreferenziali. Grazie Diana. Bene, torneremo ancora a parlare di eventi, anche perché il club degli eventi della Live Communication vuole avviare un dialogo con le aziende per capire come si possono riscrivere un po' le regole del gioco in questa fase così di drammatico cambiamento, dove forse l'incontro tra la domanda e l'offerta è necessario proprio per dare più efficacia alla live communication stessa. E quindi sei invitata a un prossimo appuntamento. Mi seguo. Nel frattempo ci salutiamo, ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e ci sentiamo presto. Grazie ancora anche a te, Salvatore. Bene, per ADV Express TV è tutto, al momento Salvatore Saluto.